Siamo lodati Gesù e Maria. Oggi con grandissima gioia celebriamo una bellissima festa, la festa di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo, che chiude l'anno liturgico e che ci mette dinanzi al Signore con una domanda che tutti dobbiamo porci. Adesso vedremo che il regno del Signore non è ancora venuto universalmente, perché se ci diamo un'occhiata in giro penso che non sia difficile capire che nel mondo, almeno adesso, certamente non sta regnando nostro Signore. Poi chi stia regnando decidetelo voi, insomma, se uomini oppure demoni aiutati da uomini, questo ognuno è libero di fare le proprie valutazioni in coscienza. Però una cosa su cui abbiamo potere è questa: io non ho potere a far regnare Gesù Cristo, per esempio, sull'Europa, magari mi piacerebbe tanto, ma ho potere di far regnare Gesù Cristo, se voglio, nella mia anima, perché il regno di Gesù è un regno che non si impone, ma è un regno che si offre a chi decide liberamente di accoglierlo. Comincia nelle anime ed è destinato, lo vedremo adesso, l'abbiamo già sentito nella prima lettura, a diventare universale. Sappiamo e possiamo credere, perché lo diciamo ogni giorno nel Padre Nostro. Cosa diciamo nel Padre Nostro? Venga il tuo regno. Perché nostro Signore ci ha detto di chiedere venga il tuo regno? Perché ancora non è venuto. La Chiesa crede che ci sarà un momento in cui il regno di Dio ci sarà anche sulla terra, ma sarà perfettamente compiuto, e qui già le letture ci portano dove? In cielo, perché in cielo, quando lo schieramento tra eletti e reprobi sarà definito e saranno separati gli uni dagli altri, la signoria e l'impero di Cristo sarà universale. E attenzione, prima che questo accada, adesso volgiamo lo sguardo alla seconda lettura, questa omelia sarà sulla seconda lettura. Quando ci sarà la parusia, quindi il ritorno di Gesù, il giudizio universale, e ci sarà la divisione tra i buoni e i cattivi, che cosa succederà? Comincio a citare la seconda lettura. Viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero. E per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Dicevo nella Santa Messa di ieri sera, siccome tutti quanti siamo rei, tutti, nessuno escluso, sia i grandi peccatori che i piccoli peccatori, perché tutti siamo nati col peccato originale, quindi nel peccato originale siamo tutti quanti colpevoli. Quindi della morte di nostro Signore Gesù Cristo, e del Vangelo di oggi ci presenta nostro Signore che prima di essere intronizzato re nella gloria viene fatto re di burla e gli viene messa una corona di spine in testa. Noi gliel'abbiamo messa quella roba in testa, quindi tutti quanti dovranno piangere davanti a lui. C'è chi piangerà di pentimento, e questo è il pianto che il nostro Signore auspica, perché chi piange di pentimento dice: guarda Signore mio, io ti ho maltrattato, io sono la causa della tua morte, ma da oggi in poi voglio che tu venga a regnare nella mia vita. E questo è il top, questo tutti quanti lo auspichiamo. C'è chi piangerà quando sarà troppo tardi, quindi chi piangerà dicendo: quanto sono stato sciocco, e dico sciocco perché sono dal pulpito, ci vorrebbero parole un po' più significative, a non piangere prima, perché quelle saranno le lacrime del coccodrillo, quando non ci sarà più possibilità di tornare indietro. E si piangerà eternamente la follia di non aver voluto che il Signore regnasse nella propria anima. E attenzione, se non regna Cristo nella propria anima, guardate che ce ne stanno due, questo, figlioli miei cari, vi prego, mettiamocelo bene in testa. Non ci sono tre regni: il regno di Dio, il regno di Satana, poi c'è una zona franca per quelli che dicono, non esageriamo, insomma, noi Dio, Satana, stiamo se ne tranquilli, siamo in un posto sereno, insomma, no? Non mi voglio queste cose, gli schieramenti, tranquillo. No, ragazzi, chi non sta sotto il regno di Dio e non sta nel regno di Dio, sta nel regno di Satana. E guardate che per stare nel regno di Satana non bisogna essersi iscritti a qualche setta satanica o di fare chissà che cosa, capite? Ricordate il catechismo, no? Chi è che sta sotto il regno di Satana? Punto interrogativo, ricordate il catechismo. Chi ha sulla coscienza il peccato originale non ancora rimesso? Ci credete voi che un bambino nasce sotto il potere di Satana?
un innocente, la creatura più innocente del mondo, che prima del battesimo sta sotto il potere di Satana. Chiediamocelo, eh? Per questo la Chiesa insegna. E chi si trova in stato di peccato mortale, chi non sta in grazia di Dio, chi non si confessa da un sacco di tempo. Guardate che, cioè, la fede questo insegna: o stai in grazia di Dio, se non stai in grazia di Dio, finiscila tu la frase, in grazia di chi stai? Cioè, la festa di oggi proprio ci incalza, ci mette in condizione. Io oggi ti sto facendo regnare nella mia vita? Punto interrogativo. Allora, la seconda lettura, ho detto che dice queste bellissime parole, queste tre parole con cui comincia. Gesù Cristo è, chi è il nostro re? Il testimone fedele, tre titoli meravigliosi, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. Testimone fedele, primo titolo, di cosa? Di cosa è testimone Gesù? Sapete, il testimone, sapete chi è un testimone, no? Testimone anche nei processi, chi è? È uno che ha visto qualcosa e dice: guarda che io c'ero, questo ho visto e questo ti racconto. Sapete che in un processo penale, se c'è un solo testimone oculare che si rivela attendibile, quello basta e avanza per prenderti una bella condanna, perché la testimonianza è piena prova legale. Testimone fedele, di che cosa è testimone Gesù? Se abbiamo ascoltato il Vangelo ci dà già una dritta, no? La domanda di Gesù: dunque tu sei re? L'essere testimone è connesso all'essere re. Che cosa risponde Gesù? Sì, tu lo dici, io sono re. E per questo io sono nato e sono venuto nel mondo, attenzione, per rendere testimonianza alla verità. Chi sta dalla parte del re sta sempre dalla parte della verità. Che cos'è la verità? Poi gli dirà il Pilato, e Gesù non ha risposto. La verità anzitutto, e noi dobbiamo chiederci quanto la conosciamo, la verità con la V maiuscola, sapete dov'è che la troviamo? In quello che diremo al termine dell'omelia, che noi generalmente ripetiamo o a pappagallo oppure leggendolo sul foglietto. Nel credo c'è tutta la verità. La verità, diceva San Tommaso, ogni volta che c'è la verità oggettiva, lì c'è sempre Dio. E attenzione che il compito della Chiesa è anzitutto annunciare la verità con la V maiuscola, cioè la verità della fede, ma anche aiutare le persone di buona volontà ad arrivare alla verità con la V minuscola, perché quando tu arrivi alla verità con la V minuscola già ti avvicini al testimone fedele. Su questo proprio Benedetto XVI a suo tempo scrisse delle cose meravigliose. Per esempio, quando la Chiesa difende la vita non è una verità di fede, la vita è una verità che qualunque persona intelligente ci può arrivare, che è una follia uccidere un bambino nel grembo materno, o è una follia decidere se, come e quando la vita è ancora degna di essere vissuta se no io stacco la spina. Oppure è una follia decidere che tipo di vita voglio vivere, questo è il gender, la voglio vivere da maschio o da femmina, cioè le tre prerogative divine, la nascita della vita, la fine della vita e la direzione della vita. Voi sapete che la nostra, cioè l'essere maschio o femmina è una cosa che è decisa dall'alto, questo lo sanno gli scienziati, lo sta scritto nel Vangelo. Sapete da cosa dipende? Ma dipende dai cromosomi, dall'ultimo cromosomo. Se è X è X e se è Y è Y, quel dato oggettivo rimane sempre, capite? Quindi quando l'uomo interviene su queste cose non va contro la fede, attenzione, ma va contro la verità. E quindi difendere la verità è già servire il Signore. E questo vale non soltanto per queste verità sensibili, vale per la verità in generale. Noi dobbiamo sempre cercare la verità. Anche chi non è arrivato ancora a riconoscere Gesù come il proprio re, se cerca la verità, troverà sicuramente, presto o tardi, il testimone fedele. Perché dove c'è la verità, Gesù c'è. Dove c'è la menzogna, c'è sempre il diavolo. Questo è un primo schieramento. Secondo, il primogenito dei morti. Che Gesù si merita di regnare nella nostra vita dipende da un fatto molto semplice: non esiste persona
che abbia calcato il pianeta Terra, che tra i titoli con cui si presenta si possa dire: uè, io sono uscito dalla tomba e sono tornato vivo dal cimitero, ti basta questo per darmi un pochino di fiducia e per dirmi: bene, se tu hai fatto questo, io non ho nessun dubbio che tu sia l'unico che merita di essere servito, amato e adorato? La tomba dove è stato nostro Signore Gesù Cristo c'è a Gerusalemme, ma è vuota, e non è vuota perché hanno tolto le ossa e perché le ossa si sono mineralizzate, ma perché è stata vuota dal terzo giorno, come diremo tra poco, quando ancora c'era un corpo ben strutturato e che non era neanche cominciato il processo di decomposizione, di putrefazione, perché il corpo di Gesù non ha subito la corruzione, la morte sì, ma la corruzione no. L'ultima cosa, il sovrano dei re della terra. Voi pensate che i potenti della terra, i sovrani della terra oggi riconoscano Gesù come loro sovrano? Ma ci vogliamo fare una domanda, rispondiamo nel cuore. Sarebbe giusto che tutti i sovrani del mondo, tutti, Presidente degli Stati Uniti, Presidente della Russia, Presidente della Repubblica Italiana, della Francia, della Germania, tutti, si inchinassero dinanzi al Signore e lo riconoscessero come sovrano? Pensate oggi, fine del mondo, scandalo, magari mettessero una bella croce sulle bandiere nazionali come segno, dice sì, noi ci siamo, noi governiamo, ma il nostro sovrano supremo è Gesù Cristo. C'è stato qualche tempo storico in cui qualcosa del genere si è visto? I re di un tempo, i sacri romani imperi, tanto per fare qualche esempio. Adesso è così? No. Sarebbe bello che fosse così, portiamoci queste domande nel cuore, ma la domanda delle domande è: tornerà ad essere così? Risposta: senza nessunissimo dubbio. Tu dici, ma tu dici adesso, ma guardate in giro, ma gli stati laici, ma non ti possono manco, ti vogliono togliere i crocifissi dalle scuole, te se mangiano vivo. La fede sapete quando c'è? Quando tu vedi esattamente il contrario di quello che è, e sei capace di credere, sì sì, adesso è così, ma questa è roba da poco, perché il nostro Signore tornerà a regnare anche sui re. Dicevo ieri sera, quando al termine di una lettura sentiamo dire parola di Dio, il discorso è bello che chiuso, perché la parola di Dio una volta che è pronunciata non è come la nostra, noi diciamo tante cose, capite? Si chiamano flatus vocis o facciamo un sacco di promesse del marinaio, ma per Dio non è così, Gesù è il sovrano dei re della terra e questa cosa accadrà. E se qualcuno non la farà accadere, se non accade adesso, arriverà un momento in cui tutti lo vedranno, e chi non si mette in ginocchio volontariamente adesso lo farà per forza a suo tempo. Voi sapete, e concludo a proposito dello stare in ginocchio, sapete che resta stare in ginocchio è proprio il gesto tipico di chi riconosce Gesù Cristo come re, e chi non si inginocchia, per motivi diversi da motivi di salute ovviamente, deve preoccuparsi assai. Io lo reputo un gesto molto molto significativo. Sapete che cosa racconta qualcuno, non mi ricordo quale esorcista, che quando nostro Signore Gesù Cristo, ogni tanto pare che lo faccia, si affaccia all'inferno, secondo voi i diavoli che fanno? Tutti in ginocchio, pieni di rabbia, perché nostro Signore in quel momento li costringe ad adorarlo. Loro non lo adorano per amore, ma lo adorano perché sono costretti e perché sono diventati cattivi, ma non sono diventati stupidi. Quindi lo sanno che lui è molto più grande di loro, anche se lo odiano e gli fanno la guerra. E i diavoli dicono a noi umani: stupidi che non siete altro, voi che vi rifiutate di adorare il nostro Signore, dovreste farlo. Noi lo facciamo perché costretti. A voi nostro Signore aspetta che lo facciate volontariamente, ma guardate che se non lo farete volontariamente, un giorno lo farete costretti come noi, ma quell'adorazione non sarà una, no, come non serve a niente a voi, allora non servirà niente manco, non serve niente a noi, allora non servirà niente manco a voi. Quindi fatelo quando è ora, perché farlo volontariamente significa fare un gesto di adorazione e dire con il nostro corpo a Gesù: tu sei il mio Dio, il mio re. Farlo come lo fanno i diavoli è semplicemente una constatazione, perché guardate che contro Domine Dio possono fare bla bla qualche pazzoide sulla terra, ma guardate che quando sarà finita, contro Domine Dio non ci compete nessuno.
Chi sta dalla parte di Gesù sappia che sta dalla parte del vincitore, colui che ha vinto e vincerà ancora, ieri, oggi e sempre. Amen. Siamo lodati Gesù e Maria.